Hello my friends, welcome back to my channel and welcome to a video in which we're going to talk about how to reach fluency, proficient level in any foreign language. Ok, let's switch back to Italian. Ciao amici, bentornati su Giugyssima e benvenuti ad un video in cui parleremo di come studiare una lingua straniera da autodidatta per raggiungere il livello avanzato C1, C2. Come sapete se mi seguite, conoscete da un po', ho vissuto e studiato all'università in 5 paesi del mondo e sono molto appassionata di apprendimento delle lingue. Durante il mio percorso mi sono resa conto che non è così difficile acquisire le basi di una lingua straniera e studiarla partendo da zero da autodidatta e raggiungere il livello A1 o A2. Se poi si ha un buon metodo di studio, ci si impegna, si ha costanza, si può in realtà raggiungere senza troppe difficoltà, ma sempre con impegno, il livello intermedio B1 e B2, che comunque consente di utilizzare la lingua in moltissimi contesti. Invece, secondo la mia personale esperienza, le difficoltà più grosse, gli ostacoli più insormontabili, si incontrano quando si tenta di raggiungere il livello avanzato C1 o C2, quindi quando si tenta di compiere questo ultimo balzo. Proprio per questo motivo oggi ho deciso di fare questo video e di condividere con voi tutte le tecniche che sono state utili per me, che mi hanno aiutata per raggiungere il livello C1 e C2 di alcune lingue e che secondo me possono aiutarvi se anche voi avete questo obiettivo. Se invece volete partire da zero e studiare una nuova lingua, vi lascio il link agli altri due video che ho fatto su questi argomenti, uno dedicato al livello principiante e uno dedicato al livello intermedio. In base al quadro comune europeo di riferimento per l'apprendimento delle lingue, raggiungere il livello C1 significa comprendere testi lunghi e complessi in diversi ambiti, esprimersi oralmente senza difficoltà nella maggior parte dei contesti sociali, professionali o accademici, scrivere testi strutturati, coerenti, con proprietà di linguaggio su una varietà di argomenti. Sempre secondo il quadro di riferimento, per raggiungere il livello C2 occorre massimizzare le competenze acquisite al livello C1 al fine di saper comprendere tutto ciò che si legge o si ascolta, esprimersi in ogni situazione per iscritto e oralmente, compresi anche i contesti professionali ed accademici, in maniera corretta. Partendo da queste definizioni e questi requisiti, io ho individuato una lista di attività che, se svolte con costanza e con impegno, ci possono condurre a questo obiettivo della fluenza linguistica. La prima attività è lo studio della grammatica. Se si vuole acquisire piena padronanza di una lingua, non si può, secondo me, prescindere dalla conoscenza dettagliata della sua grammatica. Infatti, essa rappresenta la struttura della lingua, mentre per i livelli principiante e intermedio credo si possa sorvolare su alcuni argomenti più ostici della grammatica, in realtà non credo che ciò si possa fare se si ambisce ad un livello avanzato C1 o C2. In questi casi bisogna invece avere una conoscenza più profonda della grammatica della lingua che vogliamo studiare. Di solito io mi procuro un manuale completo di grammatica, non quelli semplificati o abbreviati, e lo studio dall'inizio alla fine, quindi lo studio come studierei un altro libro di testo utilizzando il mio metodo di studio. Alla fine di ogni argomento svolgo gli esercizi corrispondenti. È molto molto importante esercitarsi ad utilizzare le regole di grammatica in modo da interiorizzarle. Spesso poi reperisco ulteriori esercizi online che sono disponibili su vari siti praticamente per ogni lingua. La seconda attività alla quale occorre secondo me dedicarsi per raggiungere il livello avanzato di una lingua straniera è la lettura. Bisogna leggere tanto ed esplorare generi diversi. La lettura in lingua straniera ci espone infatti ad esempi pratici di utilizzo della grammatica in modo corretto, oltre che a vocaboli ed espressioni idiomatiche. Leggere testi in lingua originale ci permette quindi di assorbire la lingua nella sua forma più corretta, quindi di interiorizzare espressioni che sono l'uso corrente della lingua. Per raggiungere il livello avanzato C1 C2 bisogna lasciare da parte i testi semplificati e rivolgersi a versioni integrali di libri e articoli, in modo da leggere proprio quello che leggerebbe un madrelingua. Inoltre, secondo me è molto importante assicurarsi di svolgere una lettura attiva e non passiva. Leggere attivamente significa soffermarsi sulle parole che non si conoscono e cercare di impararle. Io, ad esempio, trascrivo i vocaboli nei miei appunti e poi creo delle flashcards per impararli con la spaced repetition. Per quanto riguarda i testi tipi
tipi di testi che io sono solita leggere per migliorare il mio livello di lingua straniera e raggiungere il livello avanzato, di solito vi sono articoli di giornale su diversi temi di attualità, inclusi articoli di quotidiani, blog su argomenti che mi interessano, romanzi in versione integrale e libri non fiction che aiutano a comprendere la struttura dei testi accademici e dei saggi. Vi consiglio di costruirvi una piccola routine quotidiana di lettura in lingua straniera e magari decidere che leggerete il post di un blog ogni giorno oppure un articolo di giornale oppure un certo numero di pagine di un libro e che imparerete un certo numero di vocaboli nuovi. Un altro accorgimento che sembra stupido ma che io trovo molto utile è quello di utilizzare la lingua che si vuole migliorare per fare qualunque ricerca su Google. Quindi se io voglio trovare un'informazione su Google, invece di scriverla in inglese, che è la lingua che normalmente utilizzerei, la scrivo nella lingua che voglio migliorare. Ad esempio nel mio caso cerco di utilizzare il danese. La terza attività è la scrittura. Per imparare a scrivere in modo corretto in una lingua straniera, sia dal punto di vista della grammatica, sia del lessico, sia della sintassi, non ci sono scorciatoie, occorre esercitarsi molto. Si tratta di utilizzare in pratica e con più naturalezza possibile le regole di grammatica che abbiamo imparato attraverso lo studio del libro, i vocaboli nuovi che abbiamo acquisito leggendo e con altre tecniche delle quali vi parlerò tra poco, e cercare di trasmettere, di esprimere le nostre idee utilizzando le parole corrette. Anche per quanto riguarda la scrittura, vi consiglio di costruirvi una piccola routine, se non giornaliera, almeno settimanale, in modo da assicurarvi di esercitarvi a sufficienza. Online si possono in realtà trovare moltissimi esercizi gratuiti per la scrittura che offrono sicuramente ottimi spunti per iniziare. Assicuratevi di scegliere esercizi per il livello avanzato, in modo da dovervi sforzare a migliorare anche cercando nuovi vocaboli. Se conoscete qualcuno che ha padronanza della lingua che volete studiare, vi consiglio vivamente di farvi correggere i vostri elaborati. La quarta attività riguarda i vocaboli. La lingua è di fatto composta da parole e se non ne conosciamo a sufficienza non saremo in grado di capirla e non riusciremo ad esprimerci utilizzando. Il livello avanzato C1, C2 di qualunque lingua richiede una padronanza di vocaboli non solo per la vita quotidiana, ma anche per un livello accademico e professionale. Le attività che di solito svolgo per espormi a nuovi vocaboli sono la ricerca di liste di verbi, aggettivi, sostantivi, avverbi che si possono trovare online e lo studio di queste liste suddivise per categoria. Oppure lo studio di vocaboli suddivisi per argomento cercando sul dizionario, ad esempio tutti i vocaboli inerenti al lavoro, alla scienza, alle lezioni, oppure alla tutela dell'ambiente e così via. E poi, come ho detto prima, ma molti vocaboli si traggono anche dalla lettura e dalla scrittura. Di solito all'inizio di ogni settimana mi assegno una lista di vocaboli che devo studiare entro la fine della settimana e ciò in aggiunta a tutte le parole nuove che incontro mentre studio e che voglio ricordare. Per assicurarmi che tutte queste parole nuove, questi vocaboli, entrano nella mia memoria a lungo termine, utilizzo le flashcards, sulle quali poi farò un altro video separato, e la spaced repetition. Al numero 5 abbiamo la pronuncia. Conoscere molti vocaboli per come sono scritti senza saperli pronunciare nel modo corretto significa in realtà non potersi esprimere in modo chiaro. La pronuncia richiede studio e pratica ed è un elemento fondamentale dell'apprendimento della lingua, tanto a livello principiante quanto a livello avanzato, ma per raggiungere il livello avanzato è necessario veramente avere padronanza della pronuncia. E poi una buona pronuncia rende la nostra esposizione orale anche piacevole da ascoltare, più facile da seguire e ci fa suonare più fluenti. Inoltre, conoscere la pronuncia corretta delle parole ci aiuta a comprendere maggiormente la lingua, perché ogni volta che sentiamo una parola, se ne conosciamo la pronuncia, riconosciamo quella parola e quindi comprendiamo quello che stiamo ascoltando. Le mie tecniche per migliorare la pronuncia sono ascoltare la pronuncia dei vocaboli nuovi su dizionari online, imparare ad utilizzare l'alfabeto fonetico per comprendere le differenze di pronuncia tra diverse parole con pronunce simili, svolgere molte attività di ascolto,
leggere ad alta voce e, quando possibile, chiedere aiuto a madrelingua. La sesta categoria di attività per raggiungere il livello avanzato è quella della comprensione orale. Raggiungere un livello avanzato in lingua straniera significa anche riuscire a comprendere tutto quello che accade intorno a noi in quella lingua, quindi poter seguire e comprendere programmi televisivi, radiofonici, film, serie TV in lingua originale e poter comprendere tutte le conversazioni tra i madrelingua. E questo in diversi contesti, non soltanto nel contesto della vita quotidiana, ma anche in contesti un po' più complessi. I modi migliori per affinare le abilità di ascolto sono, secondo me, guardare film, notiziari, programmi televisivi in lingua originale. E se si incontra difficoltà a comprendere i dialoghi, potrebbe essere utile abilitare i sottotitoli in lingua originale, ma non in italiano. Ascoltare la radio, ascoltare podcast e guardare video su YouTube in quella lingua. Tra l'altro, parentesi, se la lingua che volete perfezionare è l'inglese, piccolo spoiler, domenica uscirà un vlog su questo canale in inglese, quindi non perdetevelo. Potrete mettere i sottotitoli in inglese generati da YouTube oppure i sottotitoli in italiano. E poi, per migliorare la mia comprensione orale, io ascolto molti audiolibri. La settima attività è la produzione orale, detta anche speaking. Per imparare a parlare una lingua straniera in modo fluente non c'è altra soluzione che parlarla. Dobbiamo provare ad esprimerci oralmente il più possibile in quella lingua, anche se ciò significa parlare da soli davanti allo specchio con mille difficoltà. Chiaramente, se conoscete qualcuno madrelingua oppure che parla quella lingua, che sta studiando quella lingua, conversare con queste persone è sicuramente d'aiuto perché ci tiene motivati. Un'altra cosa che io faccio per migliorare la mia produzione orale è, dopo aver letto un testo o un articolo, provare ad esporlo oralmente con parole mie. Parlo sempre da sola, ma comunque mi rendo conto se riesco ad esporre in maniera abbastanza fluente. In questo modo, in una sola sessione di studio, leggo, imparo i vocaboli e miglioro il mio speaking. L'ottavo punto di questo video riguarda i corsi avanzati di lingua straniera. Vorrei fare una precisazione riguardo a questi corsi di lingua. Credo che essi possano essere molto utili per raggiungere il livello avanzato C1 e C2, specialmente se sono tenuti da un madrelingua. In particolare, li trovo molto utili sul piano della conversazione, quindi della produzione orale, dell'acquisizione della pronuncia corretta, e anche sul piano della produzione scritta, quindi della scrittura, perché dall'altra parte abbiamo una persona che può correggere i nostri compiti. In questo senso, direi quasi che l'apporto di un insegnante oppure di una persona che parla bene questa lingua, anche se non è un insegnante, magari un nostro amico, è insostituibile. Detto ciò, e questo è proprio il punto di questo video, c'è moltissimo lavoro che possiamo fare da soli, da autodidatti. Con impegno e costanza si può fare veramente tanta strada nell'apprendimento delle lingue, anche senza avere un insegnante madrelingua. Per esempio, la grammatica, l'apprendimento dei vocaboli, la comprensione orale e l'esercizio nella scrittura sono tutte attività che si possono svolgere da soli, gratuitamente, perché ci sono tantissime risorse in rete. Se preferite avere tutto nello stesso posto e non dover cercare in rete ogni volta, vi consiglio di acquistare un libro, un corso di lingua che vi porti avanti in tutte queste abilità che ho menzionato fino ad ora, e ce ne sono per i diversi livelli. Nel vostro caso, per raggiungere livelli C1 C2 dovreste appunto acquistare un libro per il livello avanzato. Poi, ovviamente, se avete soldi da investire, vi consiglio di fare qualche ora di lezione, conversazione con insegnanti madrelingua. Questo video è più che altro orientato a chi magari non ha la possibilità, non può permettersi delle ore di lezione con un madrelingua e non può permettersi un corso. Questo è solo per dirvi che ci sono tante cose che si possono fare anche senza un insegnante, anche senza spendere soldi. Però, se avete quei soldi a disposizione, vi consiglio di investirli in ore di conversazione con un insegnante madrelingua. Inoltre, potete anche dare un'occhiata ai siti web dell'università della vostra città, di altre fondazioni della città, perché spesso ci sono corsi di lingua, specialmente inglese e francese, almeno per quella che è la mia esperienza, gratuiti o
oppure per i quali si paga veramente poco e molti sono anche di livello avanzato. Il nono punto di questo video riguarda la motivazione e la pianificazione. Come abbiamo detto prima, studiare una lingua straniera per raggiungere il livello avanzato C1 C2 richiede molto impegno e molta costanza, specialmente se desiderate farlo da autodidatti. Per questo motivo occorre avere chiara la motivazione che ci spinge a farlo e occorre festeggiare ogni piccolo successo lungo il percorso. Se mi seguite su Instagram e guardate i miei vlog della domenica, sapete che io sto studiando di nuovo il danese per cercare di arrivare a livello C1 C2. In realtà ho passato l'esame del C1, ma quando si passa l'esame comunque non è detto che si abbia proprio quel livello di fluenza perfetto e io vorrei parlare il danese quasi come una danese, perché vivo qui a Copenaghen e questo è un mio obiettivo. Ed è proprio perché vivo qui e voglio comunicare in danese, in qualsiasi contesto sociale, professionale e accademico, che mi sento così motivata a perseguire questo obiettivo. Vi lascio però il link a due video che ho fatto su motivazione e pianificazione per raggiungere i propri obiettivi, nei quali ho anche utilizzato l'apprendimento della lingua danese come esempio. Magari vi possono essere utili per prendere spunto, per pianificare le vostre sessioni di studio. E in ogni caso, un grande consiglio che mi sento di darvi, basato sulla mia esperienza personale, è che raggiungere il successo nell'apprendimento della lingua, quindi riuscire a raggiungere questo livello C1, C2 che tanto si desidera, non dipende soltanto da quante ore si studia, ma dipende anche dalla passione che ci si mette. Io sono sempre stata appassionata di apprendimento delle lingue e per me studiare le lingue è sempre stato un piacere. Non è stato facile, nel senso che comunque ho dovuto passare tante ore sui libri, su regole di grammatica, esercizi di pronuncia. Ho dovuto lavorare sodo e i miei genitori sono entrambi italiani, quindi non ho madrelingua in casa, né inglese né francese. Però con l'impegno e la passione che ho sempre avuto per l'apprendimento delle lingue, credo di avercela fatta, o almeno sono soddisfatta dei miei risultati e sono certa che possa essere lo stesso per voi. Quindi impegnatevi, metteteci passione e state certi che i risultati arriveranno. E poi, se volete migliorare una lingua, possiamo motivarci a vicenda studiando nelle live study with me che faccio qui su YouTube. E se la lingua che volete migliorare è l'inglese, fatemelo sapere, perché farò più stories su Instagram in inglese, più video su YouTube e in generale su Instagram posto quasi sempre in inglese. Intanto fatemi sapere nei commenti quale lingua desiderate migliorare, fatemi sapere se avete domande e fatemi sapere se questo video vi è piaciuto, ovviamente. Iscrivetevi al canale, mettete mi piace, seguitemi su Instagram. Io vi abbraccio forte e ci vediamo nel prossimo video.